San Nicola, il centro residenziale al centro del focus mediatico degli ultimi giorni, ultime settimane, ultimo mese. E qui, dove c'è il focus, noi andiamo a spegnerlo. Sempre. A spegnerlo magari no, ma o attizzarlo. Quello che ci interessa a noi è attizzare i fuochi d'incendio, come diceva un noto vignettista, un grande vignettista italiano, Iacovitti, nel disegnare un antico romano che dava fuoco alla testa di un egiziaco, e dove diceva: fuoco di vespa, all'egizio ho bruciato la testa. No, scusa, no, vespa, vesta, fuoco di vesta, all'egizio ho bruciato la testa. Oh, tant'è vero che qui siamo dietro, qui. Cosa abbiamo qui? Un cippo. Oh, non una ceppa, un'ara, cippo. Un'ara. Ah, meglio, un'ara. Abbiamo un'ara. È vero, c'hai ragione, un'ara. Cippo ara, perché sì. Tutte e due. Sì. Non di cipputi. Ecco, allora, proprio alla un presenza cippo, esattamente. Oara romana. Esattamente. E proprio alla presenza di questo diremo alcune cosette che ci interessa di dire anche oggi. Allora, cari amici, le cose vanno come vanno, la situazione è quella che è. L'imbecillità umana degli italioti è dimostrata nel risultato degli ultimi elezioni. No, ma basta i risultati, basta vedere che, mentre, siccome la Marina Italiana con i scarsi mezzi che c'aveva, sì, non ce la faceva più, sì, adesso ci si sono messi anche gli inglesi, i francesi, sì, e i tedeschi per portarci a noi, grazie, grazie. Ad Ancona ieri la nave tedesca ha scaricato 700 poveri di italiani. Mi pare giusto, giusto, è chiaro. Allora, e loro, giustamente, gli italioti votano per questo sistema, gli va bene. Probabilmente sono anche un po' portati a farsela mettere nel sederino, perché questa è la c'è solita... una certa propensione. Sì, c'è una propensione verso le parti basse. Allora, cari amici, noi vi facciamo vedere come certe cose sono state ampiamente denunciate, sono denunciate, e come niente fosse. È chiaro che la maggior parte degli italiani sono degli analfabeti di ritorno, però porco giuda qualcosa potrebbe anche essere conosciuto. E allora ci leggiamo così qualcosa che serve per capire quello che sta succedendo in questo strano paese. Il primo libro è questo. Oh, è quello che ci viene nascosto da sempre, sì, perché ci sono stati interi territori, anche province di dimensioni, appunto, di attuali province, che nel periodo di espansione fra il 600 e il 900 d.C., anche 1100, anche sì, anche un po' più tardi, ma diciamo in fase calante, anche se per questo anche nel 500, sì, però erano, diciamo, situazioni sporadiche, piratesche più che di dominio. E adesso vediamo, ecco, che cosa hanno lasciato gli arabi in Italia. Hanno e non solo quelli dell'ISIS, un bel po' di cose, ma in tutto in positivo, certo. E tant'è vero che vogliamo leggere alcune cosette per dire: ma come cazzo, noi abbiamo avuto un migliaio di anni fa della gente che ha fatto queste cose, e adesso anche questo non solo è tutto smentito, non solo è tutto tradito completamente, ma per di più ci fanno vedere un'immagine degli arabi, cioè l'ISIS, e questo è la peggiore, tant'è vero che è stata appositamente creata dalla CIA proprio per creare una situazione. Mica ci fanno vedere Damasco, sì, o ISIS, Al Qaeda, sì, tutta roba americana. Certo. Americana, io sono convinto anche che se li prendi un per uno e gli tiri fuori le palle, vedrai che saranno quasi tutti circoncisi. Capito? E noi gli faremo un piacere, noi aumenteremo questo processo di circoncisione, capito? Levando piano piano, capito? Le ghiandole dei coglioni si possono sfogliare come una cipolla, lo imparino certi architetti o certi chirurghi che di queste cose dimostrano di non sapere molto. Attenzione che qui ci sono delle cosette veramente, vabbè, c'ho tante cose da dire. Ma parliamo dell'algebra. No, è qui, vabbè. Parliamo di questo. Ne leggeremo ancora, perché non possiamo continuare.
In quanto a musulmani, da prima non pagavano che una tassa per ogni paio di buoi, ma nel 1015 l'emiro Giaffar introdusse anche la decima dei frutti, la quale innovazione, quantunque fosse molto dispiaciuta agli arabi, pure non si scorge che sia stata tolta dai suoi successori. Vi erano poi leggi per regolare i rispettivi tributi dei terreni che passavano per trasmissione da cristiani e giudei a musulmani e viceversa, quindi c'erano delle regole fisse molto chiare, regole che poi sono state stravolte e diciamo annullate da bolle papali. Esattamente, e poi ci arriviamo. E certamente. Vi erano poi leggi per regolare i rispettivi tributi dei terreni che passavano per trasmissione da cristiani e giudei a musulmani, e viceversa. In generale sembra che le imposte fossero molto meglio distribuite dagli arabi che non dai bizantini, ai quali tutta era incertezza ed abuso. Oh, che novità! I levantini non si smentiscono mai. I bizantini, impregnati di spirito cristiano oltretutto. Bizantini attigui ai levantini, impregnati di spirito cristiano. Ah, oltretutto. Ti immagini lo zampino della chiesa? Gli arabi cristiano giudaico. Appi quali tutto era incertezza e abuso, sempre oggi, che viviamo in un regime chiaramente clericale, gestito dai cattocomunisti. A tal segno che le imposte ferivano le parti anche più vitali dell'industria e si convertivano in un vero sistema di spogliamento. Oh, che novità! Quando poi l'isola dai Saraceni passò ai Normanni, mi riferisco all'isola di Sicilia, questi conservarono a un dipresso il sistema di percezione già prima esistente, con la sola differenza che la Ghesia, solita fin da allora a pagarci dai cristiani, fu tolta da essi e trasferita nel gravio dei musulmani. Mi pare ovvio, i Normanni non è che avessero un criterio non razzista, mi pare giusto. Arrivati i Normanni, la prima cosa che hanno fatto, hanno tolto una tassa ai cristiani e l'hanno messo ai musulmani. L'agricoltura, le arti, il commercio fiorirono talmente sotto gli arabi che la Sicilia non ebbe forse mai un'epoca tanto florida. Onde giovare all'agricoltura, essi abolirono una tassa ingente che fin dai tempi romani gravava sugli animali domestici, nella quale non so se fosse compresa anche quella sui buoi, accennata poc'anzi, determinarono con leggi il diritto di proprietà e di successione, abbandonato ad innumerevoli arbitri sotto i bizantini. A loro deve la Sicilia l'irrigazione con le giarre o docce, che sono certi alti ricettacoli di acqua che la mantengono a livello della fonte primaria e da cui si spande anche sui terreni irregolari. Introdussero la coltura del cotone, della canna da zucchero, della canna papiro e della palma dattilifera, le quali due ultime sono ora abbandonate. Questo è un testo dell'Ottocento. Ma il cotone è ancora uno dei principali rami del commercio siciliano. Lo sapevate, cari amici, voi, che il cotone si faceva qui e non in America, a scapito dei negri. E lo zucchero? E il cotone è uno di quei vegetali che ha bisogno di pochissima acqua. Oltretutto. E viene in qualunque terreno. Ma ti rendi conto che è stata tutta un'operazione fatta da loro signori? Ma il cotone è ancora uno dei principali rami del commercio siciliano. E lo zucchero lo fu del Paro per molto tempo. La canna fu dalla Sicilia trasportata a Madeira e si trascura al presente, stante che lo zucchero di altre regioni si vende a miglior mercato. Ecco perché non hanno più lo zucchero, ma c'era una regione commerciale e di minor prezzo. Vitellio, preside della Siria, portò dalla Siria a Roma il pistacchio, l'anno 37 dell'era volgare,
ma esso restò sconosciuto alla Sicilia prima che vi fosse introdotto dagli arabi. Fra i vegetali indigeni della Sicilia e della Calabria evvi l'orno, che dà la manna, ma furono gli arabi che ne fecero conoscere ai siciliani e ai calabresi l'uso ed il valore, onde anche al presente oltremodo si apprezza. Ma quello di cui la Sicilia va più debitrice agli arabi si è la moltiplicazione degli olivi, albero sacro anche nel Corano, e che i di lui seguaci piantarono quasi in ogni dove. E si aggiungono, visto che oggi i loro signori li stanno facendo bruciare tutti quanti. Oddio, non mi ricordo più. Platone disse che chi avesse estirpato l'olivo andava condannato a morte. Esattamente, quello che stanno facendo loro signori Puglia. Mi ha detto un uccellino in un orecchio che lo vogliono fare. Perché c'è un centro commerciale residenziale enorme, immane, che deve sorgere là. Non solo, ma perché voglio mettere degli olivi OGM. E tutti i prodotti OGM sono costruiti, soprattutto quelli naturali, biologici, piante, eccetera, tutti in Israele. Essendo ovviamente la Monsanto, la ditta israeliana, non a caso Monte Santo, cioè il Monte Siodo. E si aggiungono gli orti e i giardini, di cui gli arabi furono amantissimi, gli alberi fruttiferi, i campi a biade coltivati da loro con grande amore, le fontane e gli acquedotti costruiti in diversi luoghi ad uso pubblico, e più o altre pratiche ed istruzioni relative alla vita agraria. Dalle tariffe daziarie dei primi normanni, copiate probabilmente da quelle dei loro antecessori, rilevasi che la Sicilia alimentava numerose mandre che fornivano cacio e carne in abbondanza. Questa era la Sicilia degli arabi. Ora, che questi signori si vogliono mettere contro agli arabi, della dominazione cosiddetta araba, oltretutto. E questa è la prima cosa. La seconda cosa ce la leggiamo qui. Riprendiamoci il cibo. Un testo recentissimo, dal quale leggiamo una paginetta che è estremamente interessante. Perché il grano del nostro pane e della nostra pasta entrano in questo tritacarne finanziario? Perché mais, riso, orzo, soia, che sono le nostre colazioni, i nostri pasti, le nostre cene, finiscono per entrare in un gioco del Monopoli gestito da una manciata di giocatori i cui volti nessuno vedrà mai? È lo stesso giurista belga che descrive questi scenari in una breve quanto densa nota, la Briefing Note 02 del settembre 2010. Vale la pena riportarne alcuni passaggi. Noi leggiamo questo per far capire ai nostri amici quali sono i passaggi tra questi mascalzoni delinquenti ci stanno affamando. Ci sono dei passaggi specifici, ci sono dei fatti concreti. Uno dice, non è che si sono inventati tutto, sì, però è un discorso graduale. Per fare la teoria del cetriolo. Esattamente, bravo. Per fare un esempio, lo facciamo in relazione a certe molto discutibili verità che non emergono facilmente. Allora uno dice, ma Gesù Cristo è risuscitato o non è risuscitato? Allora basterebbe pensare, no? E uno dice, ma scusa, a che cosa serve raccontare che Cristo è risuscitato? Per giustificare che non lo trovavano, o no? E com'è che non lo trovavano? Oh, allora, ecco, appunto, non lo trovavano. Allora, è esistito, non è esistito, se n'è andato, l'hanno ammazzato per una commedia, come sostengono molti studiosi, eccetera. Mi piacerebbe sapere. È semplicemente che, giusto, poi di lì è nata tutta la mitologia di quelli che non si trovano. No. Però è la cosa importantissima, perché qualora fosse ritrovabile,
da qualche parte è seppellita, tant'è vero che gli indiani... Non è detto, perché le fosse da calcina c'erano anzi c'erano allora, adesso c'erano. La gente non sa manco che cosa sono, ma le fosse da calcina, se ci cascavi dentro, dopo 5 minuti non c'erano più. Manco più le scarpe. Naturale, altro che piragna. che razza di gente. Ma la stessa cosa, allora dicevo, c'è stato un film di cui consiglio la visione, chi non l'ha visto, fatto una quindicina d'anni fa, intitolato Bones, ossa, in cui si narra di un eventuale reperimento delle ossa di Gesù Cristo, con coinvolgimento da parte del Vaticano che era interessata a far sparire tutto, e alla fine poi tutto sparisce, per cui un certo prete mandato lì da un certo cardinale capisce l'antifona e insomma, vabbè, andatelo a vedere, il film si chiama Bones, si trova facilmente su internet. Quindi le persone invece che non hanno problemi di questo tipo, cioè maomettani e indiani, vanno dicendo che c'è il sepolcreto di Cristo in una zona del Kashmir, che è oggetto di culto, e vanno lì, fanno quello che devono fare. Ma perché? Perché per indiani e per musulmani Gesù Cristo non è la divinità, ma è bensì e comunque sia un profeta. Ma c'è un'altra cosa che è ancora più interessante, che poche persone ci hanno pensato, quella dei famosi 6 milioni di morti. Allora, ancora questa mitologia del defunto. Sì, no, ma... Il defunto paga. Ma come lo dimostri che sono morti? Erano bruciati, è così semplice. Li hanno gasati e poi bruciati. In fosse comune. In fosse però comune. A Katyn, sì. Che hanno. Com'è che li hanno trovati? Li hanno trovati tutti. Tutti. Tutti e 10.000 e 11.000 quasi. Sì, esattamente. Uno per uno li hanno trovati. Oppure con i documenti. Ecco, queste sono cose che io invito alla riflessione dei nostri amici, e a conclusione di questo processo di riflessione, proprio che deve servire per capire la logica che sottintende certi comportamenti, ricordiamo sempre quella famosa barzelletta del grandissimo Oscar Wilde, che racconta di quel tale che è naufragato in un'isola abbandonata, e una volta che è naufragato lì, alla fine vede che c'è un tale che arriva tutto nudo, con la barba lunghissima e bianca lunghissima che lo copro davanti, i capelli lo copro dietro, e quello dice: ma tu com'è che sei qui? Dice: io sono venuto tanto tempo fa. Ma sei venuto a fare che? Dice: per dimenticare. No? Dice: ma per dimenticare che cosa? Ho dimenticato. E quindi è la stessa cosa, la logica è la stessa. Quindi ne hanno bruciati? No, ne hanno uccisi 6 milioni, cazzo, fammeli vedere. E no, li hanno poi bruciati. Vabbè, proseguiamo. A seguito dell'approvazione della US Commodity Futures Modernization Act del 2000, gli over the counter OTC, derivati, gli OTC sono strumenti finanziari derivati, non trattati sul mercato, ma come contratti bilaterali tra privati, per inciso contratti strutturati in un'unica particolarmente complicata forma, tendono ad essere trattati come OTC. Erano esentati dal controllo della US Commodity Future Trading Commission, vedi che strano, sì. CFTC. No, dillo, la commissione di indagine per verificare la proprietà esattamente, corretta, la correttezza della transazione. La correttezza della transazione, che vedi. Però qua non se ne occupa. Nessuno se ne occupa. Allora, il metodo è quello borsistico. Poi dopo, però meno male, dentro una borsa, meno male, e dei controlli ci sono. A proposito di strumenti finanziari, poi facciamo un video, sì, in cui facciamo evidenziare simili analogie. Esattamente. Ecco, questo per dire, e per riuscire a far capire come si stanno mangiando la roba di cui certo, noi ci cibiamo, più che di tutto il resto. Risultato, veniva permesso che questi strumenti fossero trattati senza limiti, senza trasparenza né norme. Ecco dove siamo, e qui c'è la denuncia, non è l'unico questo, intendiamoci bene. Ma l'apertura del mercato cerealicolo come trattamento di fondi
fondi di, appunto, a Future, Future. Certo. È cosa del 92, è sempre di quell'epoca lì. Sì, ma questo spiega l'andazzo, perché come abbiamo detto prima, nel momento è la tattica del cetriolo in culo. Esattamente. Gradualmente uno se lo trova in culo completamente e non sa come è successo. Infatti dicevano i latini, insinua lentamente, con grazia. Pedo, leto, lento pede. Esattamente. Allora, a questo punto è cruciale osservare la differenza tra gli investimenti in commodities futures e gli investimenti in commodity index fund. Eccolo qua. Esattamente. I commodities future, essendo contratti standard, sono trattati sui mercati, quindi non attraverso OTC. Le partecipazioni in commodities index funds sono invece principalmente in OTC. Oh, tra parentesi, il termine OTC, che significa anche over the county, sì, è il termine che significa che ci sono dei farmaci, in termini farmaceutici, di mercato farmaceutico, ci sono dei farmaci che possono essere venduti senza bisogno di ricetta medica. Vedi che concettualmente è la stessa cosa. Per inciso, un commodity index fund è una enorme somma di denaro gestita da sofisticati manager che usano i soldi per comprare futures in un particolare commodity index. Il fine dei commodities index funds sembra essere stato quello di gettare il mercato delle commodities nel cosiddetto contango, ovvero un circolo vizioso di spirale dei prezzi sempre più a rialzo. Indici no, ma a rialzo, diciamo, del tutto virtuale, esattamente, del tutto infondato. Infatti si parla di circolo vizioso. È come in borsa, scusa. Cioè, i cereali ci sono, ma vengono accaparrati tutti da questi figli di gran puttana. Esattamente. E no, li vendono su prestazioni, questi, future. Sì, questi poi ci basano tutto un giro che vale di per se stesso. Certo. Poi dopodiché no, la base non gliene frega un cazzo dei cereali, se ci sono o non ci sono. Perché in borsa non lo stesso. Certo, certo. Un'azione, tu c'hai un ente che si chiama Pinco Pallino. Ma come con la moneta, cioè con la frazionaria, la rendita, diciamo, esattamente, la rendita, no, rendita, sì, sì, delle banche, sì, la rendita frazionaria, che va il oddio, non mi viene la parola, no, te lo dico io, aspetta, il signoraggio frazionario, il signoraggio frazionario, emissione frazionaria, esatto, esattamente, cioè, ogni banca, cioè, può emettere un quantitativo, l'importante è che ci abbia l'1% o addirittura adesso manco più niente, però che ci abbia avuto dei titoli a capitalizzazione di quell'emissione. Esatto. Adesso questa cosa qui lo diciamo anche ai nostri amici: qualora una banca vi chiedano i soldi, voi dovete chiedere per quale ragione ve li chiedono, e se espongono le banche che questi soldi ve li hanno veramente dati. Se non ve li hanno dati, non siete tenuti a restituirli. È il mutuo, il cosiddetto concetto del mutuo. No, ma il mutuo però... No, il concetto del mutuo, non del mutuo bancario, mutuo in generale, a cui però anche il mutuo bancario si deve conformare. Esattamente. Capito? Che in realtà invece è tutt'altro, il mutuo bancario. Indici di speculazione e manager di fondi che, lungi dall'essere in relazione con i cicli reali dei raccolti, non vedranno mai un chicco di grano in tutta la loro vita. Il loro accumulo è puramente virtuale. Eccolo qua. Il valore degli OTC in commodity cresce così dai 0,44 trilioni di dollari del 1998 ai 0,77 è dal 92 che è stata, esatto, diciamo, messa in atto questa cosa qua, me lo ricordavo, hai 0,77 trilioni del 2002 hai più di 7,5 trilioni di dollari nel giugno 2007, quindi si sono centuplicati nel giro di 10 anni e ti fanno credere che quello è il mercato cerealicolo. Ma quando mai? Alla fine del 2001 il mercato dei futures sul cibo e i commodities index vedono iniziare un influsso di investitori non tradizionali come fondi pensione, hedge funds, fondi sovrani, grandi banche. La ragione di questo si trova semplicemente nel fatto che gli altri mercati si erano prosciugati uno a uno. Le .com, le società di servizi la cui parte principale di attività viene attraverso il web, si erano dissolte alla fine del 2001.
le borse subito dopo e il mercato immobiliare USA nell'agosto del 2007. All'esplodere di ogni bolla, questi enormi investitori istituzionali si spostavano su altri mercati. Dovevano agganciarsi a dei valori reali sul territorio. Reali, fintamente reali. Vabbè, comunque diciamo da... Loro si spostano comunque, devono, oltretutto non solo devono tutelare i loro investimenti, quindi avere un qualcosa, ma speculare sugli investimenti, per cui loro devono per forza giocare prima a ribasso per poter comprare il prodotto. Faranno i fondi pensione come base, ma sullo schiavitù del singolo cittadino. Esattamente. Cioè, esatto. Metteranno in borsa la vita delle persone. Esattamente, per forza. Ma questo ti fa vedere qual è la logica finanziaria e come questo meccanismo, che per alcune religioni rappresenta la religione, e voi sapete perfettamente quali sappiamo talmudiche noi ci riferiamo, allora questo sistema qua, loro non potranno mai uscirne fuori perché è la loro religione. Oh, mi sto studiando tutte le bolle, parlano solo ed esclusivamente di denaro. I soldi, solo soldi. Tutte, non qualcuno, certo, sì, qualcuno, sì. Tutte, solo esclusivamente di naturale. Soldi. Le ragioni di... Ah, tra l'altro è uscito un libro che proprio ieri il nostro amico Giuseppe ci ha fatto vedere. È un libro dove ci sono tutte ste bolle, oltretutto. Credo che si faccia facilmente trovare... Ci ha fregato sul tempo. Ci ha fregato sul tempo. Oh, le ragioni di questi movimenti stavano nella convinzione che il mercato del cibo, questo è importantissimo, che il mercato del cibo sarebbe stato profittevole perché non prosciugabile. Le persone avrebbero sempre dovuto mangiare. Così, nel solo 2007, l'investimento totale nei fondi indicizzati di mais, soia, grano, carne bovine crebbe da 10 miliardi di dollari a 47. Allora, a questo punto io mi fermo perché è inutile che continuiamo, ma questo deve servire ai nostri amici per far capire soprattutto la logica che è sottintesa a questa situazione. È chiaro? È la logica che è sottintesa a queste situazioni, che cioè quando noi diciamo che c'è un mercato di merci bovine, di carni bovine, e tutto gira ovviamente alla produzione di mais o GM per produrre queste bestie, è perché questi devono servire come riferimento e dire: guarda, ci sono milioni di vacche, di vacche che valgono tot, magari sono 10 vacche, roba da cowboy, insomma, capito? E questo l'abbiamo detto, e leggiamo questo ultimo, Danilo Bonato. Come sconfiggere la crisi e difendere il futuro di imprese e famiglie. Per apparire ingeneroso, può apparire ingeneroso criticare il principale modello di sviluppo utilizzato dalle società occidentali che, va dato atto, molto ha fatto per la loro libertà e la loro crescita, quando queste sono uscite dal dopoguerra. E nessuno dice niente. Oggi però sarebbe saggio registrare i limiti evidenti dei modelli liberisti, o almeno di quelli più radicali che, come vecchie automobili che hanno percorso troppi chilometri, iniziano a mostrare tutti i loro acciacchi. Ed è una descrizione perfetta che condividiamo al 100%. Sono almeno due le cause della perdita di efficacia dei modelli liberisti. La prima è il culto eccessivo della crescita economica, dimostrato dal fatto che anche in questo periodo tribolato i governi continuano a considerare ostinatamente la crescita del prodotto interno lordo, PIL, la priorità strategica della loro politica economica. Certo, ci sono pochi dubbi sul fatto che un'economia in crescita sia un fattore importante di stabilità e progresso, stabilità politica più che altro, perché un cretino totale come Matteo Renzi, che non sarebbe capace di fare le somme... No, ma è conclamato, è stato dichiarato incapace di intendere, esatto, da un tribunale, da un quindi non è che lo diciamo noi. Da un tribunale italiano, speriamo che lo dichiarino anche qualche tribunale internazionale, sarebbe pure meglio, forse più credibile. Ma perché i tribunali italiani non sono credibili. Ma un cretino come Matteo Renzi è uno che appunto dice
che aumenti il PIL, cioè, ma non sa che cazzo vuol dire PIL. Ma quello non sa niente, no, vabbè, lo sapevo. È un poveretto, dovrebbe, in altri tempi l'avrebbero messo in abbazia. Sì, in abbazia, sì, a fare la carriera come abate, per farla diventare abate, sì. Sì. Certo, ci sono pochi dubbi. Infatti, il suo nome originario è Bettino di Firenze. Esattamente. ci sono pochi dubbi sul fatto che un'economia in crescita sia un fattore importante di stabilità e progresso. In alcuni casi essa si è però trasformata in un fardello, in un'obbligazione determinata dalle dissennate politiche di bilancio degli ultimi decenni. Qui entriamo nell'ambito del discorso delle dissennate. L'Italia, per esempio, con il suo debito pubblico pari al 120% del PIL, magari siamo al 138, è condannata a una crescita robusta per evitare la bancarotta, il che è tutto un meccanismo. Noi non a caso abbiamo detto a queste cose in relazione a questo. Per arrivare al massimo della produttività devi spremerti fino all'ultimo. Sì, ma è una logica priva di logica, cioè è una cosa che va avanti per se stessa. È distruttiva. Allora tu vedi, ecco qui, vedi. Ci sono un cavallo, sono due cavalli mi pare, no? Sì. Allora, come se noi venissimo qui, falli vedere il bel cavallo che se la cammina tra questi due pini. Come uno dice, ah guarda quanto è bello sto posto, qui ci sono due cavalli. Ci porta una mandria di 500 cavalli, dice adesso vedrai i soldi che faccio. Muoiono tutti, nel giro di due giorni sono tutti morti. Ma questa è una logica talmente chiara, talmente Lester evidente. Brown, questa diceva. È naturale. Ma queste cose, evidentemente, c'era quella canzone famosa, The Man from Laramie, l'uomo di Laramie. Sì. E questo qui è The Man from Florence. L'Italia. In questo modo però si genera una pericolosa contraddizione. La crescita non funge più da leva strategica per accrescere il benessere della società, ma semplicemente in funzione di ripagare il debito pubblico. Ma si riduce a mero requisito per riuscire a ripagare i debiti del suo settore pubblico. Per scelta o per forza è dunque necessario crescere. Ma la crescita è davvero utile se si tratta di una buona crescita, una crescita di qualità, capace di mettere in moto meccanismi positivi all'interno della società civile, che migliorino l'inclusione, l'equità, la felicità degli individui. Troppe volte invece siamo stati costretti a subire crescite tossiche, solo quantitative, debili in termini di valori, spinte all'estremo e cercate ad ogni costo. La crescita tossica, hanno accusato il fascismo di non aver industrializzato abbastanza, a parte il fatto che in 20 anni troppo ha fatto. Appunto, ma no, ma il principio non era quello di industrializzare, ma era di rendere la vita dei cittadini agibile. Ma compenetrati i due aspetti. Certo. Era una crescita graduale del livello industriale, salvaguardando l'elemento agricoltura che l'uomo. È in assoluto il più importante a tutt'oggi per mangiare. L'elemento uomo. Esattamente, leggetevi la poesia sul pane, la crescita di morale civile dei cittadini. Esattamente. L'educazione, l'alfabetizzazione. Quindi il principio fondamentale è il principio della riforma agraria, e quello è il principio fondamentale del riscatto dei terreni maltrattati, ignorati, abbandonati da millenni, dai preti soprattutto. Per scelta, per forza dunque è necessario crescere. La crescita tossica, a cui abbiamo accennato, tende a svilupparsi più facilmente in un sistema... No, voglio dire una cosa a questo proposito. Faccio riferimento ad Adriano I. Adriano sì. I non era quel benefattore che passa per essere stato. Sì. Era un delinquente matricolato, né più né meno di tutti gli altri che l'hanno preceduto e seguito. Sì. E, per esempio... la cosiddetta riforma agraria di Adriano I in realtà altro non era che la regalia fatta ai suoi giannizzeri dell'ordine
degli abati dell'abbassia di Farfa, per esempio, che militarmente sono stati ai vertici della politica italiana, che militarmente controllavano il territorio, ma loro i terreni che gli donava Adriano VI non si sa a che titolo, perché lui che cazzo di titolo c'aveva, visto che non era proprietario di niente, nel VII secolo parliamo, non era di sua proprietà Farfa, lui gliel'ha assegnata, e però a coltivarla non è che ci andavano gli abati, col cazzo, ci andavano i servi della gleba che lavoravano sfruttati 12 ore al giorno dagli abati. E basta andare a tutt'oggi nei dintorni di Farfa, nell'epicentro del Reatino, per vedere quanto poco sia stata coltivata quel terreno. Non è un caso. La crescita tossica a cui abbiamo accennato tende a svilupparsi più facilmente in un sistema chiuso come quello che nasce dall'applicazione miope dei modelli liberisti. Questi modelli non vedono di buon occhio gli intralci al business, tollerano a fatica vincoli alla circolazione delle ricchezze, venerano i consumi e non ci trovano nulla di male nell'uso senza limitazione delle risorse naturali. Una descrizione perfetta. Delinquenti al massimo grado. Ovviamente nessun politico o economista sosterrà di essere favorevole a una crescita selvaggia e materialista. Chi in buona fede sostiene la supremazia dei livelli di sviluppo liberisti è convinto che un sistema economico basato su di essi riuscirà sempre a raggiungere un buon punto di equilibrio grazie ai meccanismi di attenzione, di autoregolazione del mercato. In questo modo. Non dell'ambiente, del mercato. Appunto. In questo modo, ma per fortuna che c'è l'ambiente che si ribella, certo. Perché prima ancora del mercato. Certo. In questo modo la crescita tossica. Guarda in Cina dove c'hanno il lago tossico addirittura. Appunto, e perché non c'era nel lago, come si chiama? Il Baikal mi pare, e il lago d'Azzullo, erano tutti completamente tossici. In questo modo la crescita tossica non potrà mai prendere il sopravvento, perché prima che ciò accada il mercato avrà introdotto i correttivi necessari, questi dicono i liberisti. Il petrolio inizia a scarseggiare e il suo prezzo aumenta? Bene, questa sarà la molla che spingerà le aziende energetiche a investire nelle fonti rinnovabili, infatti. Le terre rare utilizzate in settori strategici, quale la difesa e l'elettronica, sono diventate un monopolio cinese? Non c'è problema, si svilupperà di certo in Europa una fiorente industria del riciclo che ricaverà queste preziose materie prime dai rifiuti. Non è vero, non è vero, tant'è vero che in Italia, paese quanto mai idiota ma geniale, ci sono dei geniali. No, con la massa idiota, sì. Ma con degli eletti geniali. Veramente eletti geniali. Non eletti dal voto, ma eletti dalle loro competenze. Sì, tanto meno dal loro Dio, oltretutto, che sono dell'altra razza, che spiccano solo sulla finanza. Ci sono delle persone, e noi ne abbiamo qualcuno. Tipo il progetto WoW. Quello della come lo vuoi chiamare, sì. No, quello della così c'è denuclearizzazione, sì. Dell'acqua, sì. Il trattamento di deradiazione dell'acqua. Dove l'acqua è anche naturalmente radioattiva, oltretutto. Certo. Fino alla metà del Novecento veniva consigliata l'acqua, alcune acque venivano consigliate e perché sappiamo perfettamente da dove nomi, li prendono, perché effettivamente sono fondi note, da Bonifacio VIII in poi. Esattamente. E anche Dante. Certamente. Quindi quella radioattività lì naturale che è qui anche nel nostro territorio, invece a quel punto lì era un vanto e era a portatore di salute. Ma quello che volevo dire io un altro, ci sono delle persone che riescono a estrarre oro da certi rifiuti che la maggioranza degli italiani credono che siano prodotti, ma nemmeno cellulari, proprio oro da rifiuti banali, banalissimi, perché sanno che nell'oro o altri metalli preziosi entrano nella composizione di certi oggetti non necessariamente preziosi.
Ora, queste cose qui ci sono, ma rappresentano nicchie. Quindi quando uno dice sì, il petrolio finisce, vedrai che il cervello umano si mette ad aguzzare e alla fine viene fuori un'energia alternativa. Non è vero, le energie alternative ci sono, le vediamo in Italia, perché l'energia solare la vediamo in certi campi che sono pieni di pannelli eccetera, ma non è mai tanto quanto ci sarebbe se fosse programmata in maniera onesta e seria dallo Stato, che è una cosa diversa, e dalle regioni che invece ci hanno solo speculato. I tedeschi stanno facendo un progetto per 300.000 megawatt, no, 300.000 megawatt nel Sahara. Certo. In Libia. Era un progetto, pochi dei miei amici sanno che io sono stato per 8 anni membro della commissione scientifica dell'UNESCO e si parlava soprattutto del Sahara come posto dove, come localizzazione di certe cose di questo tipo. Quindi ci si parlava negli anni 90, no, anche prima, negli anni 80, metà anni 80. Dunque, secondo i sostenitori dei modelli liberisti, la regolazione interna connessa al mi arrangio da solo e a lasciar fare, si arriva a e opera in modo automatico, portando il sistema sempre e comunque verso lo stato di equilibrio ottimale per il bene della società. Grazie ai modelli di sviluppo liberisti, il sistema economico è in grado di autoregolarsi senza bisogno di aiuti esterni, basta lasciarlo fare. Le esperienze recenti ci dicono che le cose non stanno funzionando proprio così. E con questo io per il momento concludo. Signori, io vi farò vedere dopo un qualche prossimo video che noi faremo, e parleremo di una cosa importantissima. Esiste un ONU dell'umanità, un ONU umanitario, inventato e creato da un italiano, che ha sede a Sanremo e che è di un interesse incredibile. Faremo vedere tutto quello che è stato fatto, tutto quello che questo ente è riuscito a far approvare all'ONU, e diremo anche che dopo tutte queste chiacchiere non ha mai fatto un cazzo nessuno. Come dicevamo poco fa agli amici. Esattamente. Ok, anche oggi abbiamo detto la nostra.